In queste settimane sono in programma diversi ingressi di nuovi parroci. Per la vita di una comunità è un momento importante di gioia condivisa. Tutte le realtà e i gruppi parrocchiali si preparano a vivere questo passaggio carico di aspettative. Le parrocchie di Castenedolo e Capodimonte hanno accolto Don Roberto Soncina, classe 1972, ordinato nel 1999. Don Roberto è originario della parrocchia di Rezzato, San Giovanni Battista. Abbiamo pensato ad accoglierlo dal punto di vista spirituale e anche materiale, quindi abbiamo addobbato il paese, però soprattutto ci siamo soffermati sull'aspetto spirituale, quindi la preghiera, la meditazione. Abbiamo fatto una settimana, ogni sera una proposta, adorazione con le confessioni, è una testimonianza, una via di preghiera con le suore operaie per i giovani e gli adolescenti e una lezione divina tenuta da Don Alessandro Gennari, che è nativo di Castenedolo, e poi due serate con la recita del Rosario nella parrocchia di Capodimonte. E siamo pronti, il cambio del parroco è sempre un'occasione che vogliamo far diventare un'occasione bella per vedere davvero il Signore all'opera in mezzo a noi, in mezzo alle nostre comunità, che il Signore non si dimentica di noi, ma sempre manda un suo rappresentante, un ministro della Chiesa. Amici di Castenedolo e Capodimonte, avete preparato il miracolo per noi. Di questo anzitutto vi ringrazio con tutto il cuore. Voi siete oggi il volto bello della Chiesa che viene affidata ad un uomo costituito per grazia di Dio, immagine del Signore Gesù, pastore e maestro. È un grande mistero questo, che oggi rinnovo insieme a tutte le persone che hanno preso per mano il mio sacerdozio in questi 21 anni, ringraziando il Signore per la sua bontà e la sua fedeltà. Non offro programmi perché non ne sarei capace e perché Dio ci sorprende sempre e credo debba essere Lui e non noi a tracciare il sentiero. Domenica 18 ottobre ha fatto il suo ingresso nelle parrocchie cittadine di San Lorenzo e Sant'Alessandro anche Don Claudio Boldini.